Dopo circa 14 anni e del 2001 la delibera della municipalità per la realizzazione dei nuovi locali, Pianura ha finalmente un nuovo commissariato di polizia. La struttura, presso l'ex sede del municipio di Quartiere, è articolata su tre piani ed è stata inaugurata questa mattina alla presenza di istituzioni e forze dell'ordine. I napoletani si meritano l'aiuto, i napoletani devono anche e si danno da fare perché questo aiuto arrivi. Però vedete, io in fondo al tunnel vedo la luce, dobbiamo essere propositivi, dobbiamo crederci nelle cose. Vedete, questo commissariato ci ha impiegato 4 anni per poter essere inaugurato, forse un po' lunghi, va bene, però ce l'abbiamo fatta, in fondo al tunnel c'è la luce. Perché non è soltanto il numero dei poliziotti per strada a fare la differenza. Io credo che sia anche il numero dei cittadini per strada a fare la differenza. Il controllo del territorio non lo fa soltanto la polizia, lo fa direi soprattutto chi vive, opera egregiamente e onestamente in questo territorio, che lo conosce come nessun altro poliziotto al mondo. L'apertura del nuovo commissariato è una risposta forte al bisogno di sicurezza che i cittadini chiedono sul territorio e soprattutto restituisce un luogo di lavoro dignitoso ai poliziotti che operano sul quartiere. Mi piace oggi ricordare i due presidi che recentemente si uniscono nella lotta alla violenza, la Casa della Cultura e il Commissariato. La violenza, la sopraffazione e la camorra si sconfiggono con le forze dell'ordine, la magistratura, la cultura e l'impegno di tutti noi. Io credo che questo è un segnale molto importante, è importante soprattutto per i cittadini perché percepiscono la presenza dello Stato. Ed è importante per la polizia di avere, come diceva il signor Questore, un luogo dignitoso. Oggi qui credo si dà un segnale forte che lo Stato è presente, lo è sempre stato e non va dietro alle onde emotive. 50 uomini vanno bene, ma sono pochi chiaramente, perché Napoli ha bisogno di maggiori rinforzi, di maggiori risorse economiche e soprattutto ha bisogno che non ci siano più tagli al sociale, alla cultura, perché quelle poi sono le armi migliori contro la camorra e contro le mafie. Spiace vedere discriminazioni, spiace vedere che i fondi vanno sempre verso Roma e Milano, spiace vedere che ci sono altre città che sforano di gran lunga il patto di stabilità e poi vengono premiate, mentre noi cerchiamo di coniugare legalità e servizi. Insomma, è un discorso lungo che però è giusto rimarcare.